Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Viene un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli viene come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli disse allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancella i nostri peccati. Braci e sestre, fratelli e sorelle, lo scrittore Jim Bishop ha scritto un libro, The Day Christ Died, cioè il giorno nel quale Cristo è morto. In quel libro c'è un brano che descrive benissimo con quanti sentimenti aspettavano Messia. Lui scrive così, la venuta di Messia era una ossessione di tutta nazione. Questa era un'immensa gioia e immensa felicità. Cioè il pensiero al Salvatore promesso a Messia dava a riposo alle ossa dei contadini quando alla sera erano con la famiglia aspettando di addormentarsi. Questo era il sogno. Sono di ogni testa con i capelli bianchi. Quando il bambino guardava le nuvole, aspettava di vedere il suo volto. Questa era la speranza della Giudea, la speranza nelle catene. Messia era una dolce promessa che si adempirà mattina dopo. Così quando Giovanni Battista venne sul fiume Giordano, la gente era entusiasta perché aspettavano Salvatore. Il luogo dove Giovanni ha iniziato la sua missione era sul fiume Giordano, vicino al Mar Morto. Questo è un luogo conosciuto dove passavano diverse carovane, dove passano le persone che viaggiavano in tutto il mondo. Era un luogo di incontri, di scambio delle notizie. Giovanni Battista non poteva cercare un miglior posto per mandare il messaggio che doveva mandare. Il messaggio era molto semplice e diretto. Lasciate la vita di peccati, Giovanni, battezzatevi, preparate la via al Signore, raddrizzate le vie, il Signore viene. Non bisognava aspettare a lungo perché questa notizia arrivasse alle orecchie, ai capi del popolo a Gerusalemme. Hanno mandato subito sacerdoti a lui, condotto dai sacerdoti e i leviti, per vedere, per parlare con Giovanni. I sacerdoti volevano sapere il motivo
di Giovanni, perché suo padre Zaccaria era un sacerdote nel popolo di Israele. L'unico criterio che qualcuno era sacerdote era ereditarietà, cioè che proviene dalla famiglia dei sacerdoti. Allora se qualcuno era discendente di Aaron, nessuno poteva impedire a lui di operare come sacerdote, e Giovanni era proprio da questa tribù. I sacerdoti a Gerusalemme allora erano molto interessati per Giovanni, volevano sapere perché si comporta in quel modo insolito. E quando la delegazione è arrivata, non hanno vacillato, hanno chiesto direttamente: chi sei tu? Giovanni sapeva chiaramente cosa loro vogliono sentire, gli dice subito: io non sono Messia, io non sono Salvatore promesso. Ma se non sei Messia, chi sei? Allora sei Elia? Questa domanda può essere un po' strana, sembrare strana, ma dobbiamo ricordarsi che Elia, secondo tradizione dell'Antico Testamento, è profeta che alla fine della sua vita era sceso in cielo nella carrozza di fuoco. Allora credevano in questo popolo che Elia tornava in modo spettacolare come se ne è andato via, che lui sarà colui che preannuncia la venuta del Salvatore. Ancora quando la gente di questo popolo preparano pranzo per Pasqua, mettono un'altra sedia in più, pensando che sarà proprio quell'anno, l'anno quando torna Elia per annunciare la venuta del Salvatore. Ma Elia risponde direttamente che lui non è colui che è stato asceso al cielo in una carrozza di fuoco. Poi lo chiedono se lui è profeta. Anche questo lui risponde che lui non è profeta come erano profeta Geremia, Ezechiele. Ma chi sei allora? Chiedono loro. Adesso Giovanni cita Isaia, profeta: io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete dritta la via del Signore. Per comprendere bene questo pensiero di Giovanni dobbiamo sapere che nell'antico tempo non c'erano le vie come le strade come c'erano oggi, erano proprio dei sentieri polverosi. E quando un re voleva visitare il suo regno, allora davanti a sé mandava un uomo che doveva raddrizzare le vie, fare le strade. Questo uomo insegnava alla gente come comportarsi quando viene re, cioè gli spiegava il protocollo della visita. Qui come preparare la via al re che Giovanni annuncia? Giovanni dice che noi dobbiamo rinunciare al peccato e battezzarsi. Tutto il suo messaggio potrebbe essere riassunto in due frasi: io non sono Messia, ma sono precursore di Messia. Preparate la via perché lui sta per venire. Giovanni si è comportato come si avrebbe comportato qualsiasi annunciatore di buona novella. Lui toglie l'attenzione da se stesso e la porta su Gesù, che è Salvatore del mondo. Lui annuncia nella stessa maniera al deserto come sul trono di Erode. Lui non vacilla nel dire al re in faccia: non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello, dai l'esempio cattivo a tutti nel tuo regno, rinuncia al peccato. Noi sappiamo che Erode preferiva uccidere Giovanni che rinunciare alla sua vita, peccati. Questo ha fatto alla sua perdizione. E la voce di Giovanni è diventata ancora più forte. La sua voce è diventata così più forte che anche oggi fa l'eco nelle nostre chiese, nei cuori della gente. Giovanni anche oggi predica e prepara la via al Signore nei cuori di coloro che hanno le orecchie per sentire il suo messaggio. Coloro che nel suo cuore non vogliono far tacere la sua voce, ma lasciano le vie sbagliate, lasciano i peccati e, tornando al Signore, tornano alla sua pace, alla vita dei figli di Dio. È proprio quello che Giovanni ha fatto a suo tempo, oggi fa la Chiesa in questo avvento, cioè attira la nostra attenzione su Gesù,
prende il ruolo di suo precursore e dice che Cristo viene e alla fine ci spiega come prepararsi per l'incontro con Lui. Anche oggi questo messaggio non è accettato in stessa maniera come nei tempi di giovani. Ci sono anche oggi che preferiscono uccidere messaggero che cambiare la propria vita, perché loro non vogliono annunciare il peccato, continuano a vivere nel peccato. Noi ogni giorno sentiamo che qui o di là qualche missionario ha avuto il destino di Giovanni Battista, che ha dato la vita per la testimonianza della verità che annuncia, di buona novella che lui predica. Fratelli e sorelle, anche noi siamo chiamati ad essere precursori di Cristo, la sua venuta nella nostra vita e nel nostro mondo. Avete il tempo per chiedersi come farlo, come lo facciamo noi che seguiamo Cristo. La venuta di Cristo di quale parla Avvento non è solo la sua venuta storica. Nello stesso momento, questo è l'annuncio della sua definitiva venuta alla fine del mondo, alla fine della storia. Noi sappiamo che San Matteo, evangelista, presenta seconda venuta di Cristo. Lui dice, cioè, con immagine, quando viene figlio del Signore come re, si siederà sul suo trono e la gente di tutti i popoli verranno dinanzi a lui. Allora lui li dividerà in due gruppi, come pastore divide le sue pecore. Il re alla sua destra dirà, venite voi benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi. Poi dirà a coloro che sono sulla sinistra, andate via nella perdizione eterna. Allora, il messaggio della lettura di questa terza domenica di Avvento è il seguente. Giovanni Battista non è Messia, lui è precursore di Messia. Lui l'annuncia e dice che lui sta per venire. La venuta di quale parla non è solo con la venuta storica, quando Cristo è venuto come Salvatore che celebriamo nel Natale, ma quella alla fine della storia, quando verrà come giudice. Noi sappiamo che adesso dovremmo continuare con la missione di Giovanni, preparare la via del Signore nella nostra vita e nella vita negli altri con quali viviamo e anche nel nostro mondo. Noi sappiamo che non lo facciamo sempre come dovevamo fare. Perciò anche questa nostra meditazione di stasera concludiamo con un atto di pentimento, chiedendo al Signore di perdonare i nostri peccati e le nostre omissioni e darci la forza di essere davvero coloro che preparano la via al Signore nella nostra vita. Allora sarà il vero Natale, di preparare il posto a Cristo nella nostra vita. Allora lo potremo testimoniare a coloro con chi viviamo, ma anche a tutto il mondo. Padre di misericordia, torno a te come figlio prodigo con le parole. Ho peccato e non sono degno di chiamarmi tuo figlio. Cristo Gesù, Salvatore del mondo, io mi aggiungo al figlio, alla preghiera del malfattore quale hai promesso paradiso. Signore, ricordati di me nel tuo regno. Spirito Santo, fonte d'amore, mi rivolgo a te con fiducia, purifica il mio cuore, aiutami a vivere come figlio della luce. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria,
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Crede nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preparandosi per la nascita di Cristo, preghiamo, Signore, di donarci il suo Spirito per poter portare i frutti di pace, amore e gioia. Preghiamo dicendo, Signore, benedici il tuo popolo. Per la Chiesa tua, comunità radunata da tanti popoli e tribù, affinché rinnovato lo Spirito Santo vivere la sua decisione per Cristo, ti preghiamo. Per il Papa nostro Francesco, il Vescovo Pietro, il Vescovo Enrico, tutti i sacerdoti, affinché come Giovanni Battista nei nostri tempi siano veri testimoni e profeti, ti preghiamo. Per gli uomini che svolgono il ruolo nella società, affinché nel suo lavoro sempre seguano il bene comune, ti preghiamo. Per tutti coloro che sotto il peso della sofferenza hanno perso la gioia e la speranza, finché in te trovano il senso della vita e fonte di vera pace, ti preghiamo. Per noi che qui celebriamo il mistero del tuo amore, finché con il dono della conversione e grazia diventiamo degna dimora per tuo figlio, ti preghiamo. Per i nostri fratelli essere le defunti, affinché per mezzo della tua bontà li doni la gioia di vita eterna, ti preghiamo. Dio onnipotente, tu nell'immenso amore ci hai mandato Gesù Cristo per liberarci dal male e di portarci sulla via della verità e di gioia. Incoraggiaci su questa via affinché con cuore puro accettiamo le tue ispirazioni e diventiamo sempre più simili al tuo Figlio che con te vive e regna nei secoli dei secoli.